Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Carvedilolo Sandoz Sandoz S.p.A. Ultimo aggiornamento 6 novembre 2021. Cos'è Carvedilolo Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Carvedilolo Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Carvedilolo Sandoz? Carvedilolo Sandoz è un farmaco a base del principio attivo carvedilolo, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti e nello specifico bloccanti dei recettori alfa e beta-adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz S.p.A. Carvedilolo Sandoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Carvedilolo Sandoz 25 mg 30 compresse, Carvedilolo Sandoz 6 e 25 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare Sandoz S.p.A. ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo Carvedilolo, gruppo terapeutico beta bloccanti, forma farmaceutica compressa, indicazioni ipertensione essenziale, angina pectoris stabile cronica, trattamento aggiuntivo dell'insufficienza cardiaca cronica stabile da moderata a grave, posologia, posologia ipertensione essenziale. Il carvedilolo può essere utilizzato per il trattamento dell'ipertensione da solo in combinazione con altri antiipertensivi, soprattutto diuretici tiazidici. Si raccomanda l'assunzione una volta al giorno, tuttavia la dose singola massima raccomandata è di 25 mg e la dose giornaliera massima raccomandata è di 50 mg. Adulti. La dose iniziale raccomandata è di 12,5 mg una volta al giorno per i primi 2 giorni. Successivamente, il trattamento viene continuato al dosaggio di 25 mg/die. Se necessario, la dose può essere ulteriormente aumentata gradualmente a intervalli di 2 settimane o più raramente. Anziani. La dose iniziale raccomandata nell'ipertensione è di 12,5 mg una volta al giorno, che può essere sufficiente anche per il trattamento di mantenimento. Tuttavia, se la risposta terapeutica è inadeguata a questo dosaggio, la dose può essere ulteriormente aumentata gradualmente a intervalli di 2 settimane o più raramente. Angina pectoris stabile cronica. Si raccomanda l'assunzione 2 volte al giorno. Adulti. Il dosaggio iniziale è di 12,5 mg 2 volte al giorno per i primi 2 giorni. Successivamente, il trattamento continua con il dosaggio di 25 mg 2 volte al giorno. Se necessario, la dose può essere ulteriormente aumentata gradualmente a intervalli di 2 settimane o più raramente, fino al dosaggio massimo raccomandato di 100 mg al giorno, suddiviso in 2 dosi, 2 volte al giorno. Anziani. La dose iniziale raccomandata è di 12,5 mg, 2 volte al giorno, per 2 giorni. Successivamente, il trattamento viene continuato con il dosaggio di 25 mg 2 volte al giorno, che rappresenta la dose giornaliera massima raccomandata. Insufficienza cardiaca. Il carvedilolo viene somministrato nell'insufficienza cardiaca da moderata a grave, in aggiunta alla terapia di base convenzionale con diuretici, ACE inibitori, digitalici e / o vasodilatatori. Il paziente deve essere clinicamente stabile, nessuna variazione nella glassemia, nessun ricovero ospedaliero per insufficienza cardiaca, e la terapia di base deve essere stabilizzata per almeno 4 settimane prima del trattamento. Inoltre, il paziente deve avere una frazione di eiezione ventricolare sinistra ridotta e la frequenza cardiaca deve essere 50 bpm e la pressione sanguigna sistolica 85 mmHg, vedere paragrafo 4.3. La dose iniziale è di 3,125 mg 2 volte al giorno per 2 settimane. Se questa dose è tollerata, può essere aumentata lentamente a intervalli di non meno di 2 settimane, fino a 6,25 mg 2 volte al giorno, poi fino a 12,5 mg 2 volte al giorno e infine a 25 mg 2 volte al giorno. Il dosaggio deve essere aumentato a livello tollerabile più elevato.
Il dosaggio massimo raccomandato è di 25 mg due volte al giorno, per pazienti con peso corporeo inferiore a 85 kg, e di 50 mg due volte al giorno per pazienti con peso corporeo superiore a 85 kg, a condizione che l'insufficienza cardiaca non sia grave. Un aumento della dose a 50 mg due volte al giorno deve essere effettuato con prudenza, tenendo il paziente sotto stretto controllo medico. Un peggioramento transitorio dei sintomi dell'insufficienza cardiaca può verificarsi all'inizio del trattamento o a causa di un aumento della dose, specialmente in pazienti con insufficienza cardiaca grave e/o sottoposti a trattamento diuretico ad alto dosaggio. Ciò non richiede solitamente la sospensione del trattamento, ma la dose non deve essere aumentata. Il paziente deve essere tenuto sotto osservazione da un medico/cardiologo per 2 ore dopo l'inizio del trattamento o l'aumento della dose. Prima di ogni aumento di dosaggio, deve essere eseguito un esame al fine di verificare i potenziali sintomi di peggioramento dell'insufficienza cardiaca o sintomi di vasodilatazione eccessiva, ad esempio funzionalità renale, peso corporeo, pressione sanguigna, frequenza e ritmo del battito cardiaco. Un peggioramento dell'insufficienza cardiaca o la ritenzione di liquidi vanno trattati aumentando la dose di diuretici. La dose di carvedilolo non deve essere aumentata fino a quando il paziente non si sia stabilizzato. Se compare bradicardia o nel caso di allungamento della conduzione atrioventricolare, deve essere prima monitorato il livello di digossina. Occasionalmente, può essere necessario ridurre la dose di carvedilolo o temporaneamente sospendere del tutto il trattamento. Anche in questi casi, è possibile spesso continuare con successo la titolazione della dose di carvedilolo. La funzionalità renale, i trombociti e il glucosio, nel caso di NIDM/IDM, devono essere monitorati regolarmente durante la titolazione della dose. Tuttavia, dopo la titolazione della dose, è possibile ridurre la frequenza di monitoraggio. Se il carvedilolo viene sospeso per più di 2 settimane, la terapia deve essere riniziata con 3,125 mg due volte al giorno e aumentata gradualmente, secondo le raccomandazioni sopra riportate. Insufficienza renale: il dosaggio deve essere determinato per ogni paziente individualmente, tuttavia secondo i parametri farmacocinetici non esiste prova della necessità di un adeguamento della dose di carvedilolo. Pazienti con insufficienza cardiaca, vedere paragrafo 4.4. Disfunzione epatica moderata: può essere richiesto un aggiustamento della dose. Bambini e adolescenti, 18 anni, esistono dati insufficienti sull'efficacia e la sicurezza del carvedilolo. Anziani: i pazienti anziani possono essere più suscettibili agli effetti del carvedilolo e devono essere più attentamente monitorati. Come per altri beta bloccanti, e soprattutto in pazienti con coronaropatia, la sospensione del carvedilolo deve avvenire gradualmente, vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione: le compresse devono essere assunte con un'adeguata quantità di liquidi. Non è necessario assumere le compresse durante i pasti. Si raccomanda, tuttavia, ai pazienti con insufficienza cardiaca di assumere il carvedilolo con il cibo, per consentire un più lento assorbimento e una riduzione del rischio di ipotensione ortostatica. Controindicazioni: ipersensibilità al carvedilolo o ad uno qualsiasi dei componenti del prodotto, insufficienza cardiaca instabile/scompensata, disfunzione epatica clinicamente manifesta, blocco AV di secondo e terzo grado, a meno di un pacemaker permanente in posizione, grave bradicardia, 85 mmHg, shock cardiogeno, anamnesi di broncospasmo o asma, angina di Prinz, metalfeocromocitoma non trattato, gravi disturbi della circolazione arteriosa periferica, acidosi metabolica, trattamento endovenoso concomitante con verapamil o diltiazem, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: avvertenze da tenere in considerazione in particolare in pazienti con insufficienza cardiaca. Nei pazienti con insufficienza cardiaca cronica, carvedilolo SANDOPS deve essere somministrato principalmente in aggiunta a diuretici, ACE inibitori, digitalici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacocinetiche: carvedilolo è un substrato e un inibitore della P-glicoproteina. Pertanto la biodisponibilità di farmaci trasportati dalla P-glicoproteina può essere aumentata con la somministrazione concomitante di carvedilolo. Inoltre, la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere carvedilolo Sandoz insieme ad altri farmaci come Altiazem, Angizem, Diladel, Diltiazem Doc generici, Diltiazem EG, Diltiazem Milan Generics, Diltiazem Ratiofarm, Diltiazem Sandoz, Dilfene, Isoptin, compressa rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite, Isoptin, soluzione, uso interno, TDM, Verapamil Doc generici, Verapamil EG, Verapamil Exal, Botrient, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere carvedilolo Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere carvedilolo Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Non c'è adeguata esperienza clinica relativa all'utilizzo di carvedilolo nelle donne in gravidanza. Gli studi sugli animali sono insufficienti per quanto riguarda gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale barra fetale, sul, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi per determinare gli effetti del carvedilolo sulla idoneità dei pazienti a guidare o operare su macchinari. A causa delle diverse reazioni individuali, per esempio capogiri, stanchezza, la capacità di guidare, di operare su macchinari o di lavorare senza supporto sicuro può venire inficiata. Questo vale in particolar modo all'inizio del trattamento, quando la dose viene aumentata, quando si passa ad altro farmaco ed in abbinamento all'alcol. Effetti indesiderati, a. Riassunto del profilo di sicurezza. La frequenza delle reazioni avverse non è dose dipendente, ad eccezione di capogiri, visione alterata e bradicardia. B. Tabella delle reazioni avverse. Il rischio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e segni. Il sovradosaggio può causare ipotensione grave, bradicardia, insufficienza cardiaca, shock cardiogeno e arresto cardiaco. Possono insorgere anche problemi respiratori, spasmo bronchiale, vomito, riduzione della coscienza e convulsioni generalizzate. Trattamento in aggiunta ai normali protocolli di intervento, i parametri vitali devono essere monitorati e riportati nella norma, se necessario, in condizioni di terapia intensiva. Atropina può essere usata in caso di eccessiva bradicardia, mentre per sostenere la funzione ventricolare sono raccomandati glucagone o farmaci simpaticomimetici, dobutamina, isoprenalina. Se è richiesto un effetto inotropo positivo, si devono prendere in considerazione gli inibitori della fosfodiesterasi, PDE. Nel caso in cui le manifestazioni prevalenti del sovradosaggio siano rappresentate da una vasodilatazione periferica, si devono somministrare norfenefrina o noradrenalina sotto costante monitoraggio delle condizioni del sistema circolatorio. In caso di bradicardia resistente alla terapia farmacologica, deve essere iniziato un trattamento con pacemaker. In caso di broncospasmo, devono essere somministrati farmaci beta simpaticomimetici, per aerosol o per via endovenosa, o aminofillina EV, somministrata per iniezione o per infusione lenta. In caso di convulsioni, è raccomandata la somministrazione lenta per via endovenosa di diazepam o clonazepam. Il carvedilolo si lega altamente alle proteine. Pertanto, non può essere eliminato con la dialisi. In caso di grave intossicazione con sintomi di shock, il trattamento di supporto deve essere continuato per un periodo di tempo sufficientemente lungo, per esempio fino a quando il paziente non si sia stabilizzato, in quanto ci si aspetta una prolungata emivita di eliminazione e una ridistribuzione di carvedilolo dai compartimenti più profondi. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Agenti bloccanti dei recettori alfa e beta adrenergici. Codice ATC. C07AG02. Il carvedilolo è un vasodilatatore, beta bloccante non selettivo, che riduce la resistenza vascolare periferica tramite blocco selettivo, proprietà farmacocinetiche e descrizione generale. La biodisponibilità assoluta del carvedilolo somministrato per via orale è approssimativamente del 25%. Il picco plasmatico si verifica circa un'ora dalla somministrazione. Esiste una correlazione lineare, dati preclinici di sicurezza. Gli studi sui ratti e sui topi non hanno rivelato alcun potenziale cancerogeno del carvedilolo, a dosi di 75 mg/kg e 200 mg/kg, 38, 100 volte la dose giornaliera massima umana.
Elenco degli eccipienti saccarosio. Lattosio monoidrato. Povidone K25. Silice colloidale anidra. Crospovidone. Magnesio stearato. Farmaci equivalenti di carvedilolo sandoza a base di carvedilolo sono Carvel, carvedilolo Alcord, carvedilolo Almus, carvedilolo Alter, carvedilolo Aurobindo, carvedilolo Dolc generici, carvedilolo EG, carvedilolo Exal, carvedilolo Milan generics, carvedilolo Pensa, carvedilolo Ratiofarm, carvedilolo San, carvedilolo Technigen, carvedilolo Zentiva, Carvipress, Colver, Curcix, Dilatrend, Locard, Omeria. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.